Sono senza parole dopo queste parole di Chiaro di Luna di Jovanotti, una canzone veramente splendida, un brano meraviglioso, testo profondissimo, se vi capita fate più attenzione proprio alle parole. Bellissime, non c'è dubbio, anche perché al Chiaro di Luna non ci sono chiari di luna, perché al plurale ha un altro significato. Ma detto questo, ci occupiamo di calcio e non solo. Spalletti, le fatiche della Coppa, su Ventura, il peso del passato, questo è il titolo dell'editoriale del lunedì di Massimo Caputi, ovviamente nella sua rubrica in prima dal titolo Pressing sulle pagine del Messaggero. Come stanno le cose? Buongiorno Massimo. Ciao, buongiorno a tutti. Come stanno le cose? Stanno che comunque l'Europa ha avuto, secondo me, un'incidenza un po' in quelli che sono stati gli esiti del campionato. Chi ha, diciamo, lo ha pagato un po' in termini di stanchezza e di lucidità, come Inter e in parte anche la Lazio, chi ne ha tratto la forza per reagire, no? Per dimostrare che quello con il Manchester United era stato solamente un incidente, come la Juventus, e chi invece secondo me ne ha tratto giovamento, perché Napoli e Roma in qualche maniera, il Napoli perché partita dopo partita si conferma squadra sempre più completa e matura, e la Roma perché finalmente vede crescere alcuni suoi giocatori e quindi di conseguenza cresce la squadra, il rendimento e migliorano i risultati. Massimo, concentriamoci sulle due partite chiave di ieri. Da un lato c'è da dire un Inter, sì, le fatiche di Coppa, ma tu non puoi entrare in campo così. Se sei l'Inter e se pretendi comunque di fare la corsa sulla Juventus e a una Champions League. Per quanto riguarda la sera, 2-0, ma in realtà la differenza è stata anche più profonda. Non inganni quel calcio di rigore sbagliato poi da Higuaín. Non c'è dubbio, ma infatti diciamo anche, ho anche scritto questo, cioè che poi alla fine, al di là della fatica, quella della sconfitta dell'Inter in qualche maniera alimenta un po' i dubbi su forse chi troppo affrettatamente, mi ci metto in parte anch'io, ha considerato l'Inter già pronta e subito seconda forza di questo campionato. Se tu vuoi essere veramente la seconda forza del campionato non puoi crollare così come sei crollato a Bergamo. Le attenuanti della Coppa e della forza dell'Atalanta non bastano per il niente che abbiamo visto da parte dell'Inter, niente proprio sul piano caratteriale dell'approccio di una partita dove non c'è mai stata. Per quello che riguarda invece la partita di ieri sera, l'ultima partita, Juventus-Milan, credo sì che il 2-0 non esprima pienamente la differenza. Il Milan ci ha messo tutto quello che poteva, che in questo momento non è abbastanza per impensierire la Juventus, che comunque secondo me ancora una volta ha confermato questo difetto, chiamiamolo così, per una squadra che viaggia fortissimo, il difetto di non chiudere le partite, perché poi se andiamo a vedere il Milan con il rigore fallito di Higuaín e anche comunque in un secondo tempo dove la Juventus ha controllato, avrebbe potuto comunque magari con un'azione sola pareggiare una partita che invece la Juventus in qualche maniera aveva dominato. Hai tolto lo scettro della seconda forza all'Inter, a chi lo diamo? Beh, ma al Napoli senza dubbio al Napoli. Direi proprio di sì, ma guarda, non lo dico per i tre punti in più, perché possono voler dir poco, è sulla consistenza della squadra. Questa è una squadra che a Genova ha colto un successo che va oltre i tre punti, perché su quel campo e contro un avversario che comunque ha giocato un buon match, il Napoli ci ha messo il carattere e il fisico anche, cosa che per una squadra che, come il Napoli, non è proprio scontato, visto che ha tutti i giocatori un po' tecnici, fringuellini, bravi, anzi diciamo che poteva essere questa una delle critiche che si muoveva al Napoli. Invece il Napoli ci ha messo proprio il carattere, la forza, l'ha vinta con le caratteristiche di una grande squadra, e quindi per me in questo momento il Napoli è superiore al Napoli. Segnatevi questo nome, Fabian Ruiz, poi ne parleremo un'altra volta. Massimo, bravo. E giustamente bravo. Amici interisti e bergamaschi mi ricordano, mi sembra il 3 di dicembre, Atalanta-Napoli, partita che ho già messo in calendario come possibile ennesimo esame di maturità. No, ma guarda, l'Atalanta in questo momento, queste ultime settimane, è tornata l'Atalanta, esatto, quella dell'anno scorso. Bravissimo. Quindi qualsiasi squadra che l'affronta sono dolori. Però infatti a Bergamo l'Inter può perdere come può perdere il Napoli, la Roma e la Juve, ma è come perdi che fa la differenza.
Allora, a proposito dei fringuellini, ti salutiamo grazie al fringuellino del giornalismo sportivo italiano, Massimo Cappuzzi. Ciao Massimo. Ciao, grazie, ciao. 50